A voi, signore e signori, lo zingaro d'aiolo. Allora, Toscana, Maremma, Maiala, si ride, però ora c'è lo spazio culturale, perché qui ci vuole anche l'approfondimento, e ci vuole... Noi sappiamo che la nostra società è diventata multietnica e quindi ora, direttamente da Iolo, abbiamo qui lo zingaro! Managi! Info come se fosse... Io, sì, sì. Ecco! Managi! Senta, Sono stressato, voi? Che... sono stressi addosso, guarda. È stressato. Managia, sempre a lavorare. Carica, scarica, carica. L'importante è avere un lavoro oggigiorno. Ma io, Managia, faccio questo lavoro bello. Che tanto lavoro? Bello, bello. Che lavoro? Faccio un discorso di import-export. Ah, bene, si occupa di cose. Diciamo... Io entro e esco. Ma entra e esce, diciamo, da dove? Cioè, in che senso? Dipende, appartamenti, villa, la banca. Ma... io tratto un po' tutto, c'ho bambini piccini, managgia, che vogliono mangiare, non c'hanno neanche soldi, per telefonare a suoi amici di poveri di Bulgaria. Sì, ora l'importante sarebbe mangiare, non telefonare, insomma. Sono senza lavoro, sono senza lavoro. Ma ci credo, i bambini... Sono bambini piccini, uno c'ha 4 anni e uno 6, sono disoccupati, non c'hanno neanche da lavorare. Ma ci credo sono disoccupati, scusi, dovrebbero andare a scuola, insomma, sono bambini... Io gli voglio bene, tutte le sere che mi ha letto, gli canto la canzoncina, dico Nina nanna, Nina oh, questo bambino, a chi lo do? Lo darò a spacciatore, lo darò... Ma come lo spacciatore? No! Ma come, scusi? Ma poi questa serata, dove sono cantanti? Dov'è Zucchero? Zucchero! Zucchero! Quello che canta con le mani rubi nelle borse! Non fa così, io me lo ricordo, non fa così, lei è un ladro! Fammi leggere mano! Mana legge. Vuole leggere la mano? Fammi leggere tua mano. Ma leggiamo questa mano, però io... Managia! Cioè, managia! Che c'è il problema? Managia! Che cosa? Fai prima prendere corda e vai a piccare fuori, vai. Ma come? Che cosa? Che problema ho visto? Ormai... Ormai fammi vedere un pochino quanto... Ma questo è il mio portafoglio! Ma quanto l'ho rubato? Managia! Ti ho messo anche 20 euro da compassione, vai! Non c'è niente dentro! Non si può, io la prendo portello! Sbuccia fratello, Tu guardami, occhio cattivo, io prendo pancale e spacco montale! No, aspetta, queste minacce! Pancale non fanno bene queste minacce, Guardi, io chiamo... Che cos'è questo? È il ballo di Bulgaria, No, scusi, me lo fa rivedere un attimo? Bulgaria! Ma, E volendo faccio anche Celentano, però è una... Ma è anche artista, lei, artista! Ma... Certo, io non sono quell'altro cattivo come fanno i miei colleghi che ti fanno cacata sui tappeto, che ti pisciano in bocca mentre sei a rubare. Ma ci mancherebbe, scusi, che fa? Io faccio per bene, io busso. Se c'è qualcuno... Meno male che ora hanno fatto televisori quelli fini, li porti anche 3-4 alla volta. Ma insomma, non è regolare, mi scusi, non si fanno queste cose. E poi c'ha tutta la famiglia qui, lei. Ho bambini piccini a casa, uno mio fratello è a casa tua per dire ora. Ma come a casa mia? Che sta facendo appartamento? Ma come? A casa mia? Altro posto, ma tu che ora fai? Io finirò verso l'11, 11 e mezzo. Verso l'11? Sì, non ce la faccio mica a scaricare tutto, No. Ma no, guarda, io voglio controllare a casa mia. Sabotage! Via! Ringraziamo lo zingaro! Io voglio andare a casa!